Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Federico De Cesare. Ciao Federico. Ciao Riccardo, buonasera, grazie dell'invito. Sigla. Federico, ben arrivato. Buonasera e grazie a voi per avermi invitato, è un piacere. Come stai? Bene, tutto bene, un periodo fitto di impegni, ma sto bene. Beh, con la carica che adesso sei stato eletto presidente dei giovani industriali di Chieti e Pescara. Sì, quindi tu sei uno dei pochi che unisce Chieti e Pescara insieme. È vero, ma più che io devo dire sono state le due Confindustrie di Chieti e Pescara a voler fare questo passo, come dici tu, davvero significativo rispetto a quelli che sono i campanili che sempre hanno caratterizzato queste due città. E nel 2014, fine 2014, inizio 2015 abbiamo fatto questa fusione dando luogo a questa unica Confindustria Chieti Pescara. Questo è molto bello. È stata una Secondo bella me, cosa, sì. Più si uniscono le sinergie anche con un po', diciamo, visto che l'Abruzzo comunque è una regione molto piccola, secondo me più c'è coesione, più c'è unione, più l'Abruzzo secondo me ne trae un valore. Questo è un mio personale vantaggio, non solamente in questo ma in tutto. Senti, che importanza ha avere una carica così prestigiosa? Perché essere presidente dei giovani imprenditori è una questione importante. Quanto ti impegna questa cosa? Ma sicuramente è una carica, un ruolo che ho tenuto con grande piacere, con grande soddisfazione, stante anche l'importanza, come giustamente dicevi tu, del ruolo. Poi il nostro è un gruppo anche molto numeroso, noi abbiamo circa 150 iscritti, basti pensare che il gruppo giovani imprenditori di Confindustria di Bari e Barletti Andratrani ha 90 iscritti, il gruppo giovani di Firenze 40 iscritti, noi ne abbiamo 150, quindi siamo uno dei gruppi più numerosi d'Italia. Mi impegna, devo dire, abbastanza, cioè io ho avuto in passato anche alcuni ruoli nell'associazione dei costruttori, qualche ruolo ce l'ho ancora adesso, tra l'altro di carattere nazionale. Questi ruoli mi hanno sempre impegnato, ma devo dire meno che fare il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara. Tu arrivi da una famiglia storica,
forse è la famiglia più storica di Chieti a livello di costruzioni. Ma sì, sicuramente, la nostra è un'impresa che ha festeggiato nel 2011 150 anni di attività. Quindi da tuo nonno, giusto? No, ha iniziato il nonno di mio nonno. Il nonno di tuo nonno? Io sono io e mio fratello siamo la quinta generazione. Meravigliosa questa cosa. Sì, 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 sì. È bello perché proprio si tramanda di anni in anni. Questa è una delle cose più belle secondo me. Poi devo dire che il nostro lavoro è un lavoro che poi lascia dei segni, perché le costruzioni poi rimangono, e quindi insomma sapere che la maggior parte dei palazzi storici della città o delle opere pubbliche insomma qui del territorio e non solo sono stati realizzati dalla mia famiglia è davvero motivo di orgoglio. Sono poi cose che rimangono, e poi vederle e sapere che sono stati realizzati da qualcuno che era insomma un tuo antenato è qualcosa di davvero bello. Di una città quale Chieti che è meravigliosa, è inutile. Sì. Uno guarda Chieti, io quando la giro ci sono degli scorci che è veramente una delle città credo più belle d'Italia, purtroppo a mio avviso un po' poco reclamizzata per quanto è la bellezza. Questo l'ho detto anche quando ho avuto il piacere di intervistare il sindaco di Chieti. Abbiamo appunto parlato su questo, dicendo che di questa meravigliosa città che è veramente a volte poco conosciuta. Sì, purtroppo sì, una città come dicevi tu bellissima, molto affascinante, piena di storia, che però insomma ha tanti problemi, una città che negli anni ha perso un po' il suo ruolo, cioè Chieti 30 anni fa aveva un ruolo, una posizione diversa da quella che la sua posizione oggi, ha perso dei residenti, insomma ha perso devo dire nel tempo tante cose, sono state fatte scelte credo anche a livello politico sbagliate, come il decentramento dell'università, il decentramento dell'ospedale, di tanti uffici pubblici. La città è stata un po' penalizzata da queste scelte, ma non solo, però rimane sempre una bellissima città che amo tantissimo. Certo, però il decentramento porta anche ad allargare, nel senso che credo che sia stato fatto nell'ottica di salvaguardare il centro storico per quella che diciamo che è lo scalo, dove alla fine il fatto che il campus, io sono stato, che è meraviglioso, stupendo, il campus stupendo. Penso che in Italia campus così belli non ce ne siano, non lo potevi realizzare sicuramente in centro, certamente lo dovevi, il villaggio degli studenti non potevi sicuramente realizzarlo in centro, perché Chieti è una città che ha per queste caratteristiche che ha, è proprio una città storica, quindi è difficile. Tu è vero che mi puoi dire ma Macerata, ci sono, perfetto, però è anche vero che viene salvaguardato un po' il livello di Chieti città e si può anche allargare sotto, nel senso che il punto è però il centro storico ha perso quella vivacità che aveva. Questo è stato un po' la controindicazione. La controindicazione, ma è un po' in tutto ci sono le medaglie. Sicuramente. Senti, parlavamo della tua famiglia che è veramente storica di Chieti e tuo papà, che ho avuto anche il piacere di conoscere, è proprio un appassionato di costruzioni. Io quella volta che ho avuto modo di parlare con lui, lui era proprio, sembrava vivacissimo lui. Sì. Ecco, e tu e tuo fratello state proseguendo questa attività. Sì, diciamo che questa passione anche per l'impegno associativo ci è stata certamente trasmessa da lui. Mio nonno si è dedicato tantissimi anni all'ordine professionale, mio nonno è un ingegnere, è stato per oltre 20 anni presidente dell'ordine degli ingegneri, prima della provincia di Chieti e poi anche della Federazione Regionale degli Ingegneri. Mio padre invece si è dedicato all'associazione di categoria, all'ANCE, e ci ha trasmesso questa passione. Lui ha avuto anche dei ruoli di carattere nazionale, di grande importanza, e diciamo noi stiamo seguendo un po' le sue orme, come dicevi tu. Sì, tu e tuo fratello Paolo, che salutiamo, seguite appunto l'orme di papà. Come vi siete divisi, bene o male, l'azienda? Diciamo divisi, non che ve la siete divisi in due, ma che ruolo avete all'azienda? Avete lo stesso ruolo? Fate un po' tutto oppure uno fa un ruolo e uno ne fa un altro? Ma abbiamo più o meno lo stesso ruolo, perché abbiamo anche più o meno lo stesso profilo, cioè nessuno dei due è tecnico, ma diciamo ci occupiamo di aspetti di carattere amministrativo, seguiamo l'aspetto delle gare, quindi non la parte cantieristica, non essendo nessuno di noi due tecnico. Quindi diciamo abbiamo un profilo più simile a quello di nostro padre rispetto a quello invece di nostro nonno, che invece segue aspetti tuttora, nonostante l'età, naturalmente aiutato da collaboratori, aspetti di carattere tecnico, prettamente tecnico.
Tu sei molto unito tuo fratello. Sì, sì, siamo molto uniti, ci portiamo due anni e quindi insomma la differenza di età è poca e questo ci ha permesso insomma di crescere insieme, di frequentare gli stessi amici, di avere la stessa comitiva. Infatti io vi vedo spesso insieme e siete proprio insieme, siete proprio fratelli. Sì, 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 sì. Ci sono dei fratelli, d'accordo. Pensa che non si parlano, invece a differenza vostra, siete fratelli proprio, vede questa, anche quando vi guardate, quando vi parlate, io l'ho notato, questo amore che uno ha verso l'altro, ed è una cosa bella, te lo volevo dire quando abbiamo parlato di questo incontro, di questa unione che avete molto, molto bella. Abbiamo un ottimo rapporto. Avete un ottimo rapporto, sarai l'orgoglio sicuramente della tua famiglia, perché... Beh, certo. E questo è molto bello. Senti, una delle domande che, perdonami, forse un po' banale, come è messa oggi l'industria abruzzese? Beh, l'industria abruzzese rispetto al passato ha perso molto, ma non è un problema solo dell'Abruzzo, come ben sai, e come facile immaginare, è un problema diffuso di carattere nazionale. L'Abruzzo è stato per tanti anni, è stato definito la locomotiva del Mezzogiorno, cioè era la regione del Mezzogiorno più simile alle regioni non del Mezzogiorno. Oggi la situazione è un po' cambiata, sicuramente abbiamo perso tanto e quindi torniamo ad essere, come caratteristiche anche dal punto di vista industriale, una regione del sud. La speranza è che un po' l'economia possa ripartire e questo possa far sì che anche l'Abruzzo ne benefici. Senti, che cosa può portare dei benefici? Beh, sicuramente delle attenzioni da parte della politica, creare condizioni affinché l'attività di impresa possa essere incentivata. Per esempio, un problema che noi da sempre lamentiamo è quello dell'eccessivo costo del lavoro che ci penalizza fortemente. Dover assumere un'unità lavorativa oggi è qualcosa di complicato, quindi ecco, cercare di creare le condizioni affinché l'attività di impresa possa essere beneficiata, perché poi c'è poco da fare, più impresa e più lavoro, cioè il lavoro viene offerto dal privato, c'è poco da fare, cioè è finito il fatto che il pubblico prima era un po' il punto in cui tutti volevano confluire per sistemarsi, oggi il lavoro viene offerto dalle imprese, quindi dal privato, e quindi bisogna far sì che le imprese possano tornare ad assumere e quindi creare le condizioni affinché le imprese possano crescere e quindi stare nelle condizioni di poter assumere. Senti Federico, questo format ha come ospite il maestro Franco Darmi che ci dedica una canzone. Bene. Maestro, che canzoni ci dedichi questa sera? Il maestro dedica una canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Grazie. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi che niente. No, non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, la notte infinita, i migliori anni della nostra vita.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Riprendiamo dopo la splendida canzone del maestro Franco D'Armi con il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria di Chieti e Pescara. Sì. Federico, tu sei giovanissimo. Sì. E so che a dicembre finalmente ti lauri, coroni anche questo sogno. Sì. Quindi metti un'altra pietra in questo muro che stai costruendo della tua vita. Voglio parlare un po' di te. Hai degli hobby? Beh, certamente, un hobby sicuramente quello della musica. Ah. Io insomma suono anche più di uno strumento, sebbene il mio strumento insomma sia la chitarra, diciamo. E mi piace cantare, ma poi io anche tu l'hobby. Canti molto bene, eh? Io lo so. Tu e tuo fratello cantate molto bene, tra l'altro dicono. Lui ha fatto anche una partecipazione importante a Sanremo. Io... Sì, sì, lui diciamo lo ha fatto, ha coltivato l'hobby più seriamente di me. E, però insomma ho anche altri hobby, lo sport, seguo molto il calcio per esempio. Credo che gli hobby siano nella vita qualcosa di fondamentale. Che squadra tieni? Simpatizzo per la Roma. Ah! Sì, sì, sì. Particolare questa cosa. Sì, 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 sono affezionato alla Roma. Sì. Senti, non me l'aspettavo che dicevi la Roma, sai, pensavo più... Sì. Sono sicuramente anti-juventino. Ai, 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 anti-juventino. E poi sono, diciamo, romanista, sono romanista, sì. Senti, invece la tua famiglia? Mio padre, diciamo, è interista. Bravo, vedi. Mio padre è interista, mio nonno anche interista. Vedi la famiglia. Però sicuramente siamo accomunati dall'anti-juventinità. Sicuramente avremo qualche spettatore che cambierà canale, ma in questo format esistono ci anche sta, queste cose, ci sta. Sono sì. Venuti dei juventini, vengono anche gli anti-juventini, sì, sì, come sì. Interisti anche anti-interisti. Senti Federico, leggi molto? Ma leggo abbastanza, molto no, però il fatto che insomma il tempo poi è anche poco, perché mi devo dedicare al lavoro, mi devo dedicare all'associazione, mi devo dedicare allo studio, sebbene il mio percorso sia agli sgoccioli, e quindi ecco, poi sono gli hobby come dicevo, e poi trovare il tempo per leggere diventa difficile, ma è una cosa che va fatta. Di quali sono gli obiettivi che ti che vuoi perseguire da qua a 5-6 anni? Ma sicuramente condurre nel migliore dei modi questo mandato che mi è appena stato dato, perché l'ho ricevuto. Dura 3 anni. L'ho ricevuto, sono stato eletto nel mese di giugno, quindi ecco, c'ho tutto il mandato davanti. Vorrei proseguire il mio percorso nell'Associazione Nazionale Costruttori, sempre nell'ambito dei giovani. Adesso ci sarà il rinnovo delle cariche nazionali, vediamo un po'. Che succede, e insomma questi sono dal punto di vista associativo gli impegni che voglio condurre, spero nel migliore dei modi, e poi insomma vediamo, nella vita non si può mai sapere,
cosa succede. L'importante è essere sempre positivi, propositivi, cercare di arrivare sempre in alto, poi dove si riesce ad arrivare dipende da tante variabili. Beh, ma tu che sei una persona positiva si vede, insomma. Beh, mi fa piacere che si noti. Beh, sicuramente sì, sono così. Senti, la Confindustria è il motore dell'Italia. Ci sono delle particolarità che voglio un attimino dire. Tu prima hai detto che sono sempre meno le industrie in Italia. Secondo te questo viene determinato da una malorganizzazione a livello dell'imprenditore o dell'industriale, oppure c'è qualcosa che non si capisce? Cioè, intendo dire, come mai ci sono le industrie che, al posto di avere una crescita, a volte chiudono no, o quantomeno rallentano molto? Beh, diciamo, questo accade per una pluralità di fattori. Può accadere sia perché l'imprenditore non è bravo, e questo ce lo dobbiamo dire, a volte succede. A volte però si chiude anche perché ci troviamo di fronte a una pubblica amministrazione che non funziona. Quindi le pastoie burocratiche, il ritardo nei pagamenti, a volte per chi ha a che fare con il pubblico possono essere fondamentali. Cioè, accade di fallire in Italia anche per crediti, cioè la pubblica amministrazione non ti paga, tu magari ti rivolgi a una banca per un anticipo sul contratto, un anticipo su fattura, sul quale credito che tu vanti paghi degli interessi alla banca, il pubblico non ti paga e vai in affanno e chiudi, quindi può succedere anche questo. E poi terzo motivo è determinato, la chiusura di un'impresa può essere determinata anche dal fatto che l'economia purtroppo è cambiata fortemente in negativo. Sappiamo tutti la crisi congiunturale che interessa tutti i settori merceologici, appunto la crisi che stiamo vivendo, quindi secondo me questi sono un po' i tre motivi. Una cattiva diciamo preparazione dell'imprenditore, e va riconosciuto, un scarso funzionamento del pubblico, e questo pure succede, terzo dal fatto che insomma il mondo è cambiato. Sì, e quando parli con i tuoi colleghi industriali, vedete la luce in fondo al tunnel, o è ancora un tunnel lungo? Diciamo i segnali paiono positivi. È venuto a trovarci in Confindustria a Roma, in Via dell'Astronomia, proprio un incontro con i giovani di Confindustria, il ministro Padoan un paio di mesi fa ci spiegava che il PIL è in crescita, e questa crescita dovrebbe essere congiunturale e non dovrebbe essere strutturale e non momentanea. E vedremo quello che succede. Noi diciamo, ci auguriamo che sia così, ci auguriamo che questa crisi possa finalmente finire, ma si dice da tanti anni, e purtroppo noi questa fine non ancora la vediamo, sebbene, ripeto, sono tanti anni che ci dicono ecco adesso finisce, però sembra non finire mai. Senti, far parte di questo circolo, diciamo, di Confindustria, ritieni che l'unione faccia la forza, cioè vi aiutate fra di voi? Ma innanzitutto mi sento di dire che chi appartiene a Confindustria rappresenta un'impresa sicuramente sana, perché chi non fa impresa in maniera corretta in Confindustria non ci può stare. Quindi sappiamo di avere colleghi vicino che sono leali, che sono persone per bene, che fanno impresa in un certo modo. Sicuramente sì, l'unione fa la forza, ci riesce a confrontare, a volte nascono anche opportunità di collaborazione, e l'associazione serve anche a questo. E quindi insomma, secondo me appartenere a Confindustria è qualcosa di importante, si riescono a creare tante sinergie, e poi si beneficia anche dei servizi e delle attività che l'associazione svolge e che eroga. Ecco, voi l'associazione, oltre a questo, fate anche qualche altra iniziativa? Beh sì, anche perché il gruppo giovani svolge determinate specifiche attività, una delega per esempio specifica all'education, quindi si propone anche di seguire questo aspetto, ad esempio va nelle scuole, adesso stiamo facendo Orienta Giovani, un'attività. Ecco, questo è un progetto molto bello, sì, secondo me, sì. Di educare proprio il giovane. Sì, perché tra l'altro da quando poi c'è anche il legislatore ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, noi cerchiamo proprio di spiegare un po' anche proprio nelle scuole, andiamo a spiegare il senso di questa
cosa che il legislatore ha previsto. E poi naturalmente facciamo attività convegnistica, quindi svolgiamo un po' da sempre come giovani un ruolo anche un po' di centro studi, no? di monitorare un po' quella che è la situazione, quindi attività convegnistica, attività anche lobbistica, è un termine che dobbiamo usare, perché insomma se la si fa la lobby in maniera sana non c'è nulla di male. Assolutamente. Quindi abbiamo anche degli incontri periodici con gli amministratori pubblici presso insomma le sedi istituzionali, e questa è un po' l'attività che svolgiamo di centro studi e anche di relativamente all'education, insomma le cose che ho detto. Cioè, abbiamo tanti progetti in campo, attenzione rivolta anche alle start-up, un'attività che è denominata Start Impresa, che pure... Perché l'economia secondo me deve proprio essere animata dai giovani, nel senso che siete voi che siete innanzitutto per tempo, per voglia e per coraggio. Perché io credo che oggi come oggi in Italia ci voglia coraggio per cercare di costruire qualcosa. Perché il coraggio è una cosa che in fase diciamo una fase depressiva è quello che serve per uscire. E sono contento che tu sei ospite e che mi stai illustrando che vai nelle scuole, perché io credo che la base di tutto parte dalla scuola. Cioè, la scuola è diventata importante proprio a livello di tutto, dallo sport, allo studio, al fare l'imprenditore, a fare l'artigiano. Cioè la scuola deve essere il motore trainante. Purtroppo questa scuola che a volte è un po' abbandonata, ma ospiterò la prossima puntata un professore su cui io chiederò appunto della scuola, perché è uno di quegli argomenti che a me molto cari. Stavo dicendo iniziative, voi mi hai detto che studiate i processi di produzione, cioè i processi che saranno, e questo è molto bello. Ecco, da qui a 3 anni, che è bene o male il tuo mandato, che cosa pensi di poter dare dai giovani ai tuoi consiglieri, ai tuoi iscritti? Sicuramente l'attività, appunto dicevo, di concentrazione rispetto a quelle che sono le problematiche che viviamo. Cioè, ecco, noi... su questo volevo agganciarmi. Quali sono le problematiche che questa regione ha a livello proprio di industria? Cioè, è una cosa nazionale oppure in questa regione c'è qualche freno in più che in altre? Beh, è una questione nazionale, poi ovviamente da noi la situazione è diversa che magari al nord, dove ci sono opportunità diverse, dove ci sono anche infrastrutture diverse. Io come sono coordinatore del Comitato Mezzogiorno dei Giovani dell'ANCE, abbiamo fatto quest'estate a Reggio Calabria un convegno incentrato sulla carenza infrastrutturale del sud che porta a perdere competitività per le industrie, perché è chiaro che se io ho un'industria isolata nella prateria sono meno competitivo di chi magari al nord ha autostrade, aeroporti e infrastrutture varie a portata di mano. Quindi sicuramente l'Abruzzo è penalizzato anche da questa carenza infrastrutturale rispetto a altre regioni del nord. Insomma, le problematiche poi sono tante, generalizzare è difficile. Però insomma sicuramente non è un problema solo dell'Abruzzo, ma l'Abruzzo magari soffre di più come anche altre regioni del sud. Beh, però meno male che ci sono persone come te che hanno questa voglia, questo coraggio di, diciamo, di dare una mano anche a quegli imprenditori magari che fanno in difficoltà, magari con dei consigli. È molto bello questo, perché io ritengo che questa regione sia meravigliosa, che abbia delle carenze e che ci siano sia legate al territorio, un po' legate forse anche all'uomo, che forse dovrebbe diventare un po' più imprenditore sotto certi settori, forse avere un po' più coraggio. Però io credo che, io trovo comunque l'Abruzzo, al di là del problema del terremoto che c'è stato, una regione in sviluppo, in crescita, la trovo trasformata, la trovo migliorata. Da io quando sono arrivato, sono qui da 15 anni, trovo anche le città migliorate, e quindi io devo dire la verità che sono più un ottimista che un pessimista. Chiaramente sono d'accordo con te sul fatto che il territorio possa portare dei problemi maggiori. Senti Federico, questo forum dura mezz'ora, l'abbiamo terminato, io ti ringrazio molto. Grazie a voi per l'invito, è stato davvero un piacere.
ti auguro tanto, veramente tante, tante belle cose, ti auguro di proseguire tanto in questa tua avventura presso la Confindustria. Portami grazie. Un caro saluto a tuo papà, a tuo fratello, senz'altro. Che lo vedrò penso presto. E veramente grazie di essere venuto, ma perché grazie. Ricopri una carica veramente importante e onestamente sono anche contento che la ricopra una persona come te. Ti ringrazio per le belle parole, sai che la stima è reciproca. Grazie. Grazie, buona serata. Anche questa puntata di Riconosciamoli è terminata. Io e il mio amico Franco Darmi vi salutiamo. Buonasera. Alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it